ricordo quella festa. Era il 1939. Quell'anno, ad aprile, l'Italia fascistissima aveva invaso l'Albania e a settembre la Germania aveva attaccato la Polonia. Ma non era quello che festeggiavamo. Si festeggiava perché avevamo saputo che Babbo era stato preso a lavorare nella miniera. Era dicembre. Io avevo 9 anni. Sì, Delmo, è per te. Ma tutti e due? Sì, io. A te, Babbo, va a lavorare nella miniera. E vedrai che stare bene. Ah, che festa. E lontano, lontano nel tempo, qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi, i miei occhi che t'amavano tanto. Ma non è che era tutti e tutti i fiori, È vero, che la miniera ti dava 2 soldini, ma in cambio davi tanto, ostia sedati. E non parlo solo del lavoro fisico. Il prezzo maggiore erano i feriti e i morti causati dagli incidenti. Tanti, troppi. Frane, allagamenti, grisù, vagoncini che si sganciavano. Tutte le settimane, è morto quel, l'altro l'hanno portato all'ospedale a Pergola. Quel si è rotto una gamba, una carneficina. E poi c'erano le esalazioni di zolfo che avvelenavano l'aria. Alcuni giorni in paese bisognava tenere tutto chiuso e non bastava. C'era una cosa che io ragazzino non capivo, non vedevo i minatori che giravano per il paese sempre con gli occhiali da sole, ma sempre, anche quando era nuvolo, che d'inverno. E non capivo, allora ho chiesto a Babbo: Babbo, ma perché portare sempre gli occhiali scuri? Lui mi ha spiegato, mi ha detto che giù in miniera la polvere di zolfo andava negli occhi e quando uscivano bastava la luce a farglieli bruciare. La bocca giusta, quel che non capisci niente, come diceva sempre zio Carlo, che mi ha sempre detto: Delmo, te sta settima zio, è un falco io, è in CG. Ma io volevo la bicicletta, sono stato fatto idoneo, messo bocca giù. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio, vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Che sta arrivando del materiale più a buon mercato dall'America. Insomma, si comincia a sentir parlare di crisi, di chiusura. Dormivo da un po', quando la Giuliana mi è venuta a chiamare, mi è venuta a svegliare. Mi ha detto che secondo lei stava succedendo qualcosa, perché c'erano movimenti strani fuori dal pozzo. Sono andato giù per vedere, ma la polizia non mi ha fatto passare. Poi ho saputo che i ragazzi del secondo turno, alla fine del turno, alle 10, non sono risaliti. Sono rimasti sotto al 13° livello. Hanno occupato la miniera. L'occupazione della miniera era stata prevista dal consiglio di fabbrica. Il segnale doveva essere un vagoncino
con la scritta Coppi maglia gialla che doveva girare per le gallerie. E quella sera il vagoncino ha girato. Ha tolto la corrente elettrica, ha fatto di tutto per farle risalire. Allora no, ha tenuto duro. Dei sepolti vivi ne ha parlato tutta Italia, ne ha parlato i giornali. C'è una fiola che da manco un anno cerca di ragionare. Già, perché la Montecatini aveva detto che chi non scioperava non perdeva il lavoro, ma veniva trasferito in altri stabilimenti del gruppo. Io alla fine ho dato ascolto alla Giuliana, purtroppo. I ragazzi da sotto sono usciti il 5 luglio, dopo 40 giorni di occupazione. Polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera, immensa.